Ti posso dire quello che ho fatto io, perché poi non so se puoi applicarlo a una regola in ogni caso. Quello che ho fatto io è in ogni caso mettere video e continuare a metterli. Molte persone magari ne mettono due, aspettano un feedback istantaneo e quindi lasciano stare. Perché? Perché magari tutto quello che vogliono è semplicemente ottenere in poco tempo tante visualizzazioni e basta. A me questo non interessava, io mi diverto a fare video. In ogni caso, cioè a priori mi diverto a farli, mi diverto a montarli, mi diverto a dire cavolate, quindi io ho continuato a farli i video, quindi la costanza sicuramente è una cosa importante. Poi, proprio lo stavo dicendo adesso, il fatto che mi piace farlo. Si vede quando una cosa ti piace e quando una cosa la fai perché c'è qualcos'altro dietro. Specie le persone che. Allora, io sono il primo degli scemi e me ne accorgo. Immaginati le persone intelligenti che usano YouTube se ne accorgono ancora prima di me. Quindi, sicuramente anche il farlo per divertimento. E nel mio caso, l'aver voluto non portare, perché non mi sento il promotore di chissà quale grande idea, però di voler portare un pochino di normale, di comune in questo caso su YouTube. Perché la normalità vince così tanto? È un'eredità televisiva? Ma sì, guarda, cioè, penso che più che altro tutti quanti noi ci siamo rotti abbastanza dell'immagine che si vuole dare del figo in televisione. Effettivamente l'immagine di come devi essere che ti dà la televisione è abbastanza triste, perché o sei una taglia 40 con uno stacco di coscia di 2 metri, oppure sei un cesso, o sei, non lo so, super palestrato con la camicia sempre aperta, con gli occhiali e ti fai fotografare in mezzo a 20 culi, o non sei niente. Cioè, quindi tutti questi super uomini, questa idea di super uomo che ci stai venendo imposta, tra l'altro sbagliata, perché secondo me non è che si avvicina minimamente a quella che è la mia idea di figo. Va a cozzare per fortuna con quello lì che magari il web porta. Tu porti persone che sono spettinate, che magari hanno il raffreddore, che stanno con 20.000 brufoli e non se li coprono perché giustamente ce li hanno e che ci possono fare, che devono stare prima di fare un video 20 ore in sala trucca? No, perché non gli interessa. Portano qualcosa che secondo me rispecchia molto di più le persone che li vedono. La TV ci ha provato, magari, che ne so, guarda, mi è venuto adesso con Reality, ci ha provato, però il Reality è più finto tra un po' di programmi veri e penso che il web sia molto più vero. Poi non dico che tutte le persone che riescono su internet siano meritevoli, io non mi sento sinceramente meritevole, però mi accorgo effettivamente, almeno su internet, è chi guarda che decide cosa vedere. Pure io quando vedo su YouTube e mi iscrivo a dei canali, decido io a chi iscrivermi. Mentre al contrario, quando vado su Italia 1, vedo quello che delle produzioni hanno scelto e hanno pensato essere buono per me. La cosa più bella di YouTube può anche essere la cosa più dura di YouTube, il fatto che tu stai veramente a faccia con le persone, leggi tutto quello che ti dicono e non tutti possono essere d'accordo con quello che fai o non tutti possono piacere le cose. Quindi sei anche più fragile, te la prendi molto più a male. Perché? Perché sei una persona ed è questo che deve passare. Secondo te il concetto di rete come condivisione e come non essere mai solo, ma essere sempre in una comunità che ti dà stimoli e cui dare stimoli, come modifica la vita delle persone? Cioè, tu come ti ci senti, per esempio? Allora, io sinceramente può sembrare strano, ma non mi sento tanto in connessione. Quando tu ti vai a rifugiare unicamente su internet, mi puzza come cosa. Qualcosa ci deve essere. Perché? Perché, per carità, io adoro internet, adoro quanto tutto quello che puoi fare appunto con le varie piattaforme e con internet stesso. Però bisogna pure avere un attimo, un minimo di intelligenza per dire. Basta, condividere, ok, quello va benissimo, però non vivere internet, vivi la vita.